2025, l'aereo da guerra SR-72 prodotto dalla Lockheed Martin ha fatto il suo primo volo di prova. Ha raggiunto l'incredibile velocità di 6.437 km orari, diventando l'oggetto volante più veloce della storia. 2028, la Russia ha definitivamente conquistato i territori che una volta si chiamavano Ucraina. Alla parata di commemorazione nella città di Novi Kiev, quella che una volta si chiamava semplicemente Kiev, la capitale della loro Ucraina, hanno partecipato i leader di Cina, India e Pakistan. 2035 la Cina invade Taiwan e si impossessa delle fabbriche della Taiwan Semiconductor Company e le dichiara aziende statali. Goffo il tentativo di difesa da parte della Blue Ridge, l'unica nave da guerra americana in zona, dopo che il presidente degli Stati Uniti in carica, Alexandra Ocasio-Cortez, aveva da poco ordinato un rientro massiccio di tutta la flotta americana. 2040, alla conferenza delle parti viene deciso che entro il 2050 sarà vietato qualsiasi tipo di commercializzazione di esseri viventi, come gli animali da compagnia. Il termine si estende al 2060 per gli animali d'allevamento. 2044, la prima discarica sulla Luna è realtà. Il primo carico di spazzatura partirà il 12 marzo alle ore 12. E sarà trasportato da Selene, il razzo progettato da SpaceX e NASA. 2046. È ufficiale il guidatore di Pullman, precipitato dal ponte Bixby sulla Pacific Coast Highway della California, causando la morte di 34 bambini di Monterey che erano in gita scolastica, era ubriaco e sotto effetto di psilocibina. Aveva purtroppo disabilitato il sistema di co-pilot in quanto era in ritardo. Il presidente degli Stati Uniti d'America in carica, Kendrick Lamar, approva d'urgenza la guida autonoma in tutto il paese, con effetto immediato. 2049, Bitcoin raggiunge il milione di dollari di valore. Tutti i Bitcoin presenti nel mondo valgono ora di più di tutto l'oro del mondo. 2050, Apple compra Google. A distanza di pochi mesi dalla chiusura da parte di Alphabet di quello che una volta era il motore di ricerca più utilizzato al mondo, Apple ha acquisito tutti i brevetti. Indiscrezioni da parte di persone informate sui fatti dicono che Apple abbia comprato l'azienda di Mountain View per impossessarsi del progetto ADAM, progetto che prevede di estrarre materie prime dagli asteroidi. 2060 nasce il primo bambino da un utero artificiale. Sempre meno donne vogliono figli, nascono un decimo dei bambini rispetto al 2024. Il primario della Mayo Clinic di Rochester in Minnesota, dove il bambino è nato, ha scelto il nome Hope. Come speranza. 2063. L'operazione Interstellar, che aveva come obiettivo quello di recuperare un asteroide pieno zeppo di litio, è andata a buon fine. Il patrimonio di XAI-A12 balza a 1000 billion dollari, rendendo il 43enne figlio di Elon Musk la persona più ricca mai vissuta sul pianeta. 2071. Zscaler diventa la società più grande dell'S&P 500. È la prima volta nella storia che una società francese diventa la prima per capitalizzazione nell'indice che dal 1957 monitora l'andamento in borsa delle 500 società più importanti quotate in America. 2083, il CERN di Ginevra dichiara nuovamente aperta la RSA Factoring Challenge. Il team di scienziati capitanati dal bergamasco Giuseppe Mazzola metterà alla prova le capacità computazionali di Supremacy, il supercomputer quantico di IBM. 2107. Il miliardario americano Brian Johnson muore all'età di 130 anni, coronando così il sogno di diventare l'uomo più longevo della storia. 2115. Viene ristampato un libro di carta, dopo che l'utilizzo di carta ed inchiostro per scopi commerciali fu bannato nel 2090. Giovani umani e robot scolastici scendono in piazza a protestare, inneggiando allo spreco.
spreco. 2117. Loke è il primo cane della storia a parlare. Elsa Alara, la sessantenne di origini svedesi affidataria del cane, residente a Lincoln in Nebraska, non ha autorizzato nessun tipo di studio sul cane, dichiarando che se si vorrà far studiare lo deciderà lui quando raggiungerà la maggiore età. È un cane, non è mica un robot, avrebbe detto Elsa. Sono passati 100 anni, siamo nel 2125. Misao, il robot più famoso al mondo, grazie alle sue numerose vittorie nelle Robo Olimpiadi del 2120 e alle sue numerose apparizioni nel programma Strange Love, si è ufficialmente candidato alla presidenza della Casa Bianca. Il suo motto Make America Human Again mette d'accordo tutti, infatti i bookmaker lo danno come favorito. Adesso tocca a voi, scrivete qui sotto nei commenti l'anno con la vostra previsione. Mi divertirò tantissimo a leggere cosa scriverete. Vi voglio bene, noi ci vediamo al prossimo video.